Che chi ha una biblioteca e un giardino c'ha già tutto. Noi per la metà già siamo pronti. Quando avrete messo anche un giardino qui, cioè siamo proprio a posto, come diceva Marco Aurelio. Allora, la dieta degli ormoni da dove viene? Viene da una richiesta fattami da Fonzogno, che era interessato a scrivere un manuale per spiegare oggi come bisogna mangiare, perché voi sapete che c'è un'emergenza obesità. È la vera pandemia del mondo occidentale. Abbiamo dei numeri che sono in continua crescita, soprattutto purtroppo nei bambini. L'obesità è stata considerata solo dal 2019 una patologia. Era una condizione, noi non potevamo neanche segnarlo come fosse una diagnosi in un paziente che magari arrivava con un problema cardiologico o altri problemi più seri, artrosi, artriti. Non potevamo segnare obesità perché non esisteva per il nostro, la nostra disciplinare, quindi era come qualcosa che non esisteva. In realtà è la mamma di tutti i problemi. Se non affrontiamo quello, è inutile che ci occupiamo del resto, perché tutto il resto arriva dopo. Allora, la richiesta era come possiamo spiegare a una larga popolazione cosa bisogna fare per tenere il peso sotto controllo. Guardate, è molto più semplice di quello che si possa pensare. Il cibo non è altro che un mediatore che fa mettere in connessione l'esterno con il nostro interno, il nostro mondo interno. E gli ormoni sono i postini di questi messaggi. Prendono, arriva un messaggio dal cibo, lo traducono e lo portano al cervello. La nostra fame, il senso di fame o il senso di sazietà non sono altro che la lettura di queste cartoline che arrivano dall'esterno. E purtroppo non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo la capacità di leggere le cartoline nello stesso modo. E quindi uno stesso cibo, una stessa preparazione in una stessa famiglia dà dei risultati diversi in tutti i membri della famiglia. Quindi ognuno dovrebbe sapere che tipo di macchina ha ricevuto in dotazione alla nascita e quella macchina che tipo di benzina deve avere, cioè che energia ha bisogno per far sì che il metabolismo funzioni sempre perfettamente. Quando si perde peso, quando si aumenta di peso, vuol dire che stiamo sbagliando l'energia che stiamo mettendo nella macchina, punto. Senza nessuna altra, come dire, considerazione, perché purtroppo sul tema del peso poi c'è uno stigma. Chi ha un problema di peso viene visto come quello pigro, goloso. Di solito chi ha un problema di peso mangia meno degli altri e cerca di fare qualunque cosa per risolvere il problema del peso. Quindi non è proprio vero, è proprio l'opposto di quello che si racconta. Quindi la dieta degli ormoni nasce per spiegare, poi dà anche ovviamente qualche suggerimento. All'interno ci sono le spiegazioni di ogni schema nutrizionale per cercare di far capire con quello schema noi che cosa possiamo ottenere. Quindi parliamo della dieta mediterranea, che è la dieta probabilmente più conosciuta e anche più studiata al mondo, ma che noi oggi stiamo applicando malissimo. Anche chi, ora faccio una domanda a voi, chi è che pensa di mangiare in maniera corretta secondo i dettami della dieta mediterranea? Io ho paura, no? Non voglio dire, non voglio andare avanti. Perché è più difficile di quanto si possa pensare, è la traduzione, quella che è la piramide che tutti quanti avete letto della dieta mediterranea, dovete immaginare che fu scritta negli anni 50 pensando ai contadini cilentani che si svegliavano alle 4 e mezza, alle 5 del mattino, facevano 10-12 ore di lavoro nei campi, camminavano a piedi o a dorso di mulo, chiaro che potevano mangiare il piatto di pasta, il pane, la fresella. Il bicchiere di vino, il formaggio, ma loro consumavano talmente tanto con l'attività fisica che quella quota di carboidrati serviva come benzina alla parte muscolare. Noi oggi ci vogliamo mantenere quel consumo. Da dietro non riescono a sentire bene. Va bene, magari si avvicina un po', si metta qua vicino a noi da questo lato qua. Un problema di microfono che è direzionale. Quindi deve stare proprio attaccato. Va bene, lo tengo più vicino. Alza un po' il volume. E quindi per ritornare a quello che vi stavo dicendo, il problema è che tutto quello che noi mangiamo dobbiamo immaginarlo come benzina che mettiamo dentro il nostro serbatoio. E purtroppo rispetto alla nostra macchina, noi
non abbiamo un limite così evidente per cui la benzina esce fuori dal serbatoio e ce ne accorgiamo. Lo mettiamo da parte. Come lo mettiamo da parte? Come grasso. Purtroppo però 100 grammi di pasta che non abbiamo utilizzato non si trasformano in 100 grammi di grasso, no? Si trasformano in un chilo di grasso. E quella trasformazione, quindi la quantità della trasformazione, dipende da ciascuno di noi, da come funziona il nostro meccanismo, cioè la traduzione, quella cartolina che è arrivata, noi come siamo in grado di tradurla? Ecco perché gli ormoni, perché qualunque cibo noi mettiamo cambia l'assetto degli ormoni intestinali. Io lo spiego, spiego tutti gli ormoni, spiego come funzionano. Dal cibo noi facciamo partire una serie di risposte ormonali, per esempio l'acquolina in bocca quando volete mangiare è un riflesso ormonale, è un ormone che lo stomaco produce per suggerirci che a quell'ora si aspetta di ricevere qualcosa il nostro stomaco. È un orologio, è a orario, quindi quando poi volete cambiare l'orario voi vi accorgete che c'è un po' di disagio, perché per un bel po' lo stomaco continua a dare il messaggio esattamente alla stessa ora. La sera noi siamo programmati per spegnere la macchina, andare in riposo, che non è solo meramente il muscolo che non si deve muovere, lo stomaco che non deve lavorare, il fegato che deve riposare, no, noi in quel momento facciamo uscire il nostro esercito, cioè noi abbiamo la possibilità di chiamare il sistema immunitario durante la notte. Lui riconosce le cellule neoplastiche, le cellule rotte, quel materiale che deve essere eliminato e deve essere riutilizzato per fare nuove cellule. E questo avviene solo esclusivamente di notte. Se mangiate troppo la sera, questo meccanismo di recupero, di rigenerazione fisiologica spontanea, ve lo fumate. Da giovani la capacità di recupero è molto veloce. Più si invecchia, più la capacità di recupero si perde. E questo che significa? Che le malattie croniche cominciano a comparire e compaiono molto più rapidamente quanto più è il grasso in addome che voi avete, che confonde il sistema immunitario. Anche i tumori derivano da questo, molti tumori derivano da questo. Quindi se si impara a gestire il proprio corpo pensando che il corpo è una macchina, pensate anche che il desiderio di zucchero è una trappola. È una droga, come tutte le droghe, noi più ne mangiamo e più ne vogliamo mangiare. Quindi all'inizio liberarsi dagli zuccheri è molto difficile, è come se voi volete dire a un drogato smetti di drogarti oggi, e dici io non ce la faccio, non la posso fare. Bisogna attuare una serie di strategie, no, per aiutarlo a uscire fuori dalla droga. Lo zucchero è una droga, infatti la dieta mediterranea io l'ho chiamata serotonina, perché siccome contiene degli zuccheri ci fa stare bene, perché ogni volta che noi mettiamo una piccola quota di zuccheri noi attiviamo il sistema della gratificazione, si chiama così, della gratificazione, e quindi noi ci sentiamo contenti perché abbiamo mangiato quella cosa che ci ha messo di buon umore. Purtroppo però è un tempo breve in cui noi siamo contenti, perché poi dopo lo dobbiamo riprendere e riprendere. Altro punto, noi siamo macchine, esseri biologici, macchine, di un discreto numero di anni. Per arrivare all'essere umano che noi vediamo oggi ci sono voluti milioni di anni e una serie di mutazioni spontanee. Vi dovete rendere conto che noi abbiamo un sistema metabolico ereditato dal periodo in cui c'era carenza di cibo. Noi sono solo pochissimi anni che usiamo la luce elettrica e quindi che pensiamo di poter stare svegli la notte perché abbiamo la luce. 100 anni, che nel sviluppo dell'umanità sono praticamente un microsecondo, e che abbiamo disponibilità di cibo continuo. Ma la nostra macchina metabolica è nata per farci superare le carestie, quando cibo non ce n'era. Quindi noi siamo fatti in modo da resistere senza cibo, da sopravvivere senza cibo. È l'eccesso di cibo che ci fa male, perché non abbiamo macchine in grado di elaborare questa presenza continua di cibo, tranne una piccola quota
di persone che hanno una disfunzione del tessuto adiposo, che nascono con pochissimo tessuto adiposo e quindi li vedete secchi, secchi, secchi per tutta la vita, sempre secchi. Ma quello, come dire, è una variante del sistema. La verità è che chiunque di noi, messo in condizione di mangiare secondo quello che lo stomaco ti permette di fare, prenderebbe peso. Quindi voi vi ricordate quello che è un detto antico, saggio? Alzati da tavola sempre con un po' di fame, con un po' di appetito, cioè non riempire mai lo stomaco completamente. Alzati quando ancora, perché avevano già capito tutto, non sapevano la ricerca, non conoscevano gli ormoni, cosa proprio recente, recentissima, l'ormone della fame, che vi ho detto, dell'acquolina in bocca, è stato scoperto alla fine degli anni 90, sono 30 anni, quando io sono diventata endocrinologa non si conosceva questo ormone, cioè io sono diventata endocrinologa che molti ormoni che io, di cui parlo nel libro, sono stati scoperti dopo e ancora non li abbiamo scoperti tutti. Tutte le sostanze che noi produciamo ancora non le abbiamo scoperte tutte, quindi ci saranno delle altre cose da scoprire nel futuro. Ma questo è solo per spiegarvi che siamo nati per resistere alla mancanza di cibo. Quindi quando vedete la difficoltà di perdere peso, vi dovete ricordare che avete sbagliato secolo. Se foste nati nel 1100, nel 1200, durante le grandi carestie, vedevate morire tutti quanti tranne voi. Che voi eravate in grado di sopravvivere, gli altri invece non c'erano questi geni e non ce l'avrebbero fatta. Quindi ogni cosa ha sempre una, come dire, un'alternativa nella visione. Allora, come possiamo cominciare a invertire la tendenza e perdere peso? Che cos'è che fa aumentare di peso? Fa aumentare di peso il consumo essenzialmente degli zuccheri, quando non c'è un esercizio fisico che ci permette di utilizzarli come benzina, perché lo zucchero è la benzina del muscolo. Mentre il cervello può utilizzare anche i grassi, il muscolo ha quasi sempre bisogno, anche il muscolo utilizza, ovviamente anche il muscolo utilizza i grassi per fare energia, ma preferisce lo zucchero, tant'è che gli atleti, i grandi atleti, fanno un piatto di pasta prima della loro performance, proprio perché mettono in condizione il muscolo di avere l'energia che serve. E questo, noi questo è quello che dobbiamo immaginare. Non c'è nulla di vietato nell'alimentazione, ma se volete mangiare pane o pasta o altri derivati, dovete sapere che dovete fare esercizio fisico immediatamente, perché se non lo fate, ciò che non avete usato lo mettete da parte come grasso. E come lo togliamo il grasso? Come facciamo a smantellare le riserve di grasso che abbiamo messo e depositato in anni che non sapevamo di tutto questo? Togliendo completamente gli zuccheri dalla nostra alimentazione per un periodo variabile. Possono essere, se sono 10 kg bastano 4 settimane, se sono 20 kg ci vorranno più o meno non 8 settimane ma 12. Se sono, come capita a me di gestire alcuni pazienti, 50 o 60 kg, beh, dobbiamo prevedere un periodo un po' più lungo. E naturalmente il peso non lo possiamo far scendere tutto insieme, perché il nostro cervello registra questo come una malattia, una guerra, una carestia, si opporrà con tutte le forze a che voi perdiate peso. E come vi rimettete a mangiare? Per il cervello dice, ah beh, tutto a posto, non c'è più guerra, non c'è più carestia, ah, rifacciamo le riserve un'altra volta. Ecco perché è così facile, come smettete una dieta, riprendere tutto il peso, perché il vostro cervello vi vuole riportare al peso che per lui è il peso giusto. Che ne sa che voi lo volevate perdere quel peso? Ci vuole tempo, quindi dovete avere anche la pazienza di dire, va bene, io per alcuni mesi mi fermo su questo punto, su questo peso, un po' mangio, un po' non mangio, un po' faccio esercizio, quindi oscillo su questo peso, così che lascio il tempo alla macchina di rielaborare un peso diverso, e a quel punto posso fare di nuovo un altro periodo di calo di peso e assestare di nuovo il peso su una valutazione più bassa. Quindi la dieta, i meccanismi che io spiego nel libro, naturalmente
cercano di farvi aprire al diverso mondo delle diete, che sono la dieta mediterranea, la dieta chetogenica, quella senza zucchero, la dieta vegetariana e il digiuno intermittente. Sono questi i quattro schemi che io spiego, che sono quelli anche un po' più popolari probabilmente, quindi cerco di far capire, quando si parla di questi schemi, di che cosa stiamo parlando, che cosa stiamo mettendo, sì, no, quantità, l'orario. Però su una cosa io sono molto ferma, che per perdere peso bisogna eliminare la cena. È un punto fondamentale. La sera non si deve mangiare. E questo non riguarda soltanto chi ha eccesso di peso, riguarda anche chi sta bene. Perché se volete vivere bene a lungo, rimane lo stesso suggerimento. La sera, se non eccezionalmente, perché c'è una festa, c'è un momento in famiglia che si vuole condividere e non c'è problema, siamo fatti in modo anche da superare delle cose diverse da quello che facciamo tutti i giorni, ma quello è, come dire, quello è una festa, quello è un Capodanno, quello è un Natale. Non possiamo fare Natale tutti i giorni, possiamo fare Capodanno tutti i giorni. Non può essere Pasqua.